imparare da un certo punto di vista a dare valore a noi stessi, dobbiamo imparare a concentrarci sul nostro valore. Questo è il primo punto, perché la realtà che andiamo a percepire è sempre una realtà soggettiva, no? Come viene detto nel buddismo, ci sono tre livelli di interdipendenza, ma anche nella quantistica. Come dire, il risultato dell'esperimento dipende dallo sperimentatore, quindi noi non è che siamo, come dire, che il nostro pensiero e la nostra la percezione che abbiamo di noi stessi sia influente sulle cose. È tutto fortemente influenzato. Quindi, se noi abbiamo una pessima opinione di noi stessi, non è possibile, diciamo. Quindi questo è un tema. Questo ci servirà anche nelle relazioni. Ovviamente questa non è una live domande e risposte, qui non è che seguo questa tematica, diciamo, legata all'autostima. Quindi la prima cosa è concentrarci sul nostro valore. Il nostro valore è la cosa fondamentale. Non dobbiamo mai compiacere alle persone che ci circondano, che non compiacciono noi, perché poi alla fine finiremo per pentirci di aver dato senza ricevere, soprattutto nelle relazioni sentimentali affettive, ma in qualunque relazione della vita noi siamo interdipendenti, ci deve essere un rapporto, diciamo, di interdipendenza con le persone, e c'è, non è che possiamo essere autonomi, isolati da tutti, ma un conto è essere interdipendenti, un conto è essere dipendenti, che è molto diverso. Dobbiamo dare un significato anche alle parole che diciamo, no? Quindi non è che le parole che diciamo non influiscono su noi stessi. Se uno continua a dirsi sono un cretino, sono un coglione, oppure fa delle profezie nefaste che si autoavverano, ah, tanto questa non ci starà mai, tanto questo non mi sposerà mai, non so se il tuo obiettivo è sposarti. Quindi queste parole sono un po', diciamo, lo sperimentatore, no? Che dà le prime direttive, che dà le prime cose. Quindi dobbiamo prenderci cura anche quando parliamo con gli altri del nostro linguaggio non verbale. E fin tanto che non abbiamo capito chi abbiamo davanti, perché ad esempio nelle relazioni sentimentali affettive o anche nelle relazioni, ma ad esempio nelle conoscenze online, ad esempio, non è che uno deve subito partire in quarta, in quinta, in sesta quando conosce una persona, perché, come dire, quando entri in contatto con una persona non sai chi è. Quindi, come dire, dobbiamo prestare attenzione, cercare sempre di mantenere la giusta distanza. Anche nelle relazioni dal vivo dobbiamo manifestare, ad esempio, un linguaggio non verbale che sia diciamo, piacevole, ma nel contempo che faccia capire che siamo persone solide. Quindi essere rilassati è fondamentale, perché se ti fai vedere agitato, non funziona. Avere posture rigide non va neanche tanto bene, quindi essere rilassati e un sorriso sono, diciamo, la porta principale. Poi nelle relazioni con gli altri dobbiamo anche saper ascoltare, ovviamente, perché anche, come ho detto in tanti video, se tu pensi di poter sedurre qualcuno raccontando le cose che interessano a te, sei sulla cattiva strada, no? E quindi ovviamente che poi inizierai a collezionare tutta una serie di rifiuti che di fatto, come dire, mi è andata male con questo, mi è andata male con quell'altro, mi è andata male con un altro, alla fine vorrà dire che c'avevo io qualcosa che non va, no? Invece magari semplicemente non siamo stati in grado di sintonizzarci emotivamente con l'altra persona. Quindi dobbiamo imparare ad ascoltare e renderci conto che entrare in sintonia emotiva vuol dire parlare di cose che emozionano l'altra persona. Io faccio sempre l'esempio della fermentazione della birra, no? Che potrà emozionare qualcuno soltanto se quello è un super appassionato di fermentazione della birra, o se ha necessità di fermentare la birra, come quello delle pecore di lana merino, pecore australiane. Certo che, come dire, potrebbe essere un discorso emozionante se tu devi andare in Australia a comprare le pecore, però, per dire, no? Ma altrimenti. Quindi
Questo è fondamentale. D'altra parte è anche importante il paraverbale per, come dire, dimostrare autostima, quindi avere il controllo della nostra voce, del tono di voce che usiamo, delle parole che diciamo, è fondamentale quindi manifestare assertività, no? Quindi non essere né passivi né aggressivi fondamentalmente con gli altri, perché la comunicazione aggressiva non è, diciamo, alla base della seduzione. Un'altra cosa importante è imparare a dire di no per sviluppare un'autostima da tigre del Bengala. Ho scelto l'esempio della tigre del Bengala perché tra gli animali, diciamo, mi sembra uno di quelli che abbia una buona autostima, insomma. Quindi, che non è la tigre dei denti a sciabola, che adesso non c'è più, però la tigre del Bengala, che comunque è un esemplare di tigre molto molto potente, diciamo. E quindi noi dobbiamo comportarci da tigre, fondamentalmente. E una tigre del Bengala, o anche un leone, una leonessa, insomma, o anche un essere umano con autostima, sa dire di no. Smettiamo di credere che dire di no sia una mancanza di rispetto verso gli altri o che sia una situazione poco piacevole. Dire di no è importante dirlo. Noi spesso abbiamo delle credenze, no, che ci bloccano sul dire di no, no? Quindi crediamo che magari dicendo di no possiamo entrare in cattiva luce, ad esempio nella seduzione, ma se gli dico che non ci sono, magari poi non mi chiama più, no? Molte persone hanno questo dubbio, e invece spesso è esattamente il contrario, perché mettere un vincolo, dire di no, cioè se no, se uno dice sempre di sì, ovviamente accetterà un saluto a Bardazzi, accetterà tutti gli inviti, anche quelli al parcheggio del cimitero, e questo è un fatto fondamentale. Quindi imparare a dire di no vuol dire, è molto importante imparare a dire di no nelle situazioni, quando qualcosa non ci va. Nel frattempo è anche molto importante che mettete un like, e che vi iscrivete al canale e anche al nuovissimo canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. Il link è qua. E queste sono tutte situazioni che noi dobbiamo sviluppare gradualmente, perché, come dire, dobbiamo piano piano, passare, invertire la clessidra e fregarcene, ad esempio, di quello che gli altri pensano di noi, di quello che gli altri dicono di noi, e anche valorizzare noi stessi, perché altrimenti, quindi dire di no è un punto fondamentale, no? Non dobbiamo entrare in quest'ottica, ah, non posso dirgli di no, non posso fare questo, non po noi possiamo fare tutto, quindi questo è importante. Bisogna fare pratica per dire di no. Dire di no non significa chiudere la porta in faccia, dire di no in modo assertivo significa non essere, diciamo, non lasciarsi, come possiamo dire, accomodare come dire, non lasciarsi condizionare dalle pressioni sociali. Quindi deve essere un no assertivo, non un no aggressivo, ma è fondamentale. Quindi datevi il permesso di dire di no quando una situazione. Tra l'altro è anche molto seduttivo il no, seduce mo probabilmente molto più il no del sì, perché il sì è, diciamo, non genera emozioni, mentre il no può generare emotività. Quindi dobbiamo anche tenere presente questo fatto. Salutiamo anche Viola, salutiamo anche Isaura, benvenuta Viola e Isaura. Ecco, sono tutte situazioni queste che sono molto importanti per la nostra vita. Tra l'altro, ascoltare, come dicevo, serve a dare emozioni, no? Perché più le persone si aprono, più verremo valorizzati. Quindi bisogna però imparare, anche qua bisogna fare un po' di pratica, ascoltare in modo empatico. Qua la PNL ci viene in aiuto perché
un buon rispecchiamento, un buon mirroring, ad esempio ripetere le parole che la persona dice, sincronizzarsi sul ritmo del respiro dell'altra persona, farà sentire l'altra persona, diciamo, compresa. Ovviamente, quando si usa la tecnica del mirroring, non si deve, esagerare, perché se esageri, soprattutto se l'altra persona ti sgrama, un saluto alla V. Se l'altra persona non si sente, qualcuno mi dice se si sente o se non si sente. Si sente a tratti? Boh, probabilmente c'è qualche problema. E la linea io ce l'ho, adesso dovrebbe sentirsi. Vediamo un po', sto chiudendo tutte le finestre, si dovrebbe sentire, spero. Quindi stavo dicendo. È molto importante da questo punto di vista. Vediamo, adesso dovrebbe rientrare. È molto importante da questo punto di vista, quando si usa la tecnica del mirroring, non bisogna esagerare, perché questo può portare al risultato opposto, no? E la persona vede questa strategia come un po' una presa in giro, insomma. Quindi il mirroring, il rispecchiamento. Un saluto a Rosanna, il rispecchiamento va fatto a piccole dosi, va fatto in modo intelligente, va fatto in modo ponderato, senza assolutamente esagerare. Quindi questo è fondamentale. Saluto anche Elena, spero che adesso si veda bene. E poi un'altra cosa, diciamo, è anche cercare di capire, di fare una sorta di tracciamento emotivo dell'altra persona, no? Quindi capire esattamente quali sono un po' le emozioni che governano la vita degli altri. Quindi questo può essere fatto anche proprio non tanto sulle parole, ma ad esempio facendo mirroring del paraverbale. Ad esempio calibrare il nostro tono di voce in base alla tonalità dell'interlocutore. Quindi questo è un mirroring non verbale, perché di solito noi, come dire, per quanto riguarda il paraverbale, ci basiamo soprattutto sulle parole dette, ma in realtà, se siamo bravi, possiamo fare mirroring sulle parole, sul tono di voce che usa l'altra persona, anche su quello che viene chiamato mirroring sensoriale, cioè riconoscere sistemi rappresentativi, visivo, uditivo e cinestesico per, come dire, ricalcarli. Quindi tutto questo a cosa serve? Serve per sviluppare una buona comunicazione in se stessi e iniziare a capire che noi possiamo interagire positivamente con gli altri senza assolutamente venire squalificati e senza assolutamente squalificarci, perché l'autosqualifica è la cosa peggiore che possiamo fare. Spero che adesso si veda e si senta. Scrivetemi se vedete e sentite bene. Quindi questo è un po' il punto, diciamo, comunque l'ascolto attivo è un'abilità veramente fondamentale che deve essere coltivata, perché crea comunque un'atmosfera favorevole nelle relazioni e consente, diciamo, di diventare persone più attive, diciamo, persone in grado di agire. È molto importante anche. Molto importante è anche allenarci a sviluppare l'amor proprio, l'amore per se stessi. L'amor proprio è come l'amore per la patria, diciamo. Noi siamo la patria di noi stessi, fondamentalmente. Se non sviluppiamo amor proprio, è come se, diciamo, non avessimo amore per la nostra patria, perché se noi ci pensiamo, il nostro corpo, noi stessi siamo. Come dire, che poi siamo composti da tanti fattori, ma comunque per noi rappresenta fondamentalmente il nostro universo. Quindi prova a prendere una carta e penna, ad esempio, e elencare tutte le tue qualità positive, perché, ad esempio, questa è un'altra cosa interessante. Noi spesso non ci focalizziamo sulle qualità positive che abbiamo, quindi è molto importante scriverle, perché scripta manent. Verba volant, no? Quindi elenca le tue qualità positive. Una volta che le hai scritte,
E ci hai pensato, no? Perché non è detto che vengano fuori subito, anzi, possono richiedere un lavoro di riflessione, no? Di pensarci un po' su, perché talvolta siamo così abituati, diciamo, a non valorizzare noi stessi che non abbiamo neanche, diciamo, un'idea precisa, no? Di quelle che sono le nostre capacità e le nostre qualità. Quindi inizia a scriverle su una penna, fai un foglietto e poi potresti tappezzare questo foglietto, diciamo, questo foglio, questa pagina. Un po' un saluto a Roxy, potessi tappezzare questo foglietto, questa pagina su tutte le pareti di casa tua, potresti farle incorniciare. È comunque importante ripeterle come se fosse un mantra. Io sono sicuro di me, io so fare questo, io so fare quello, io ho questa qualità. Quindi impegnati a scrivere le tue qualità positive e a incrementarle anche. Aggiornare l'elenco delle tue qualità positive, qualcosa di cui sei veramente orgoglioso di te, no? E ci deve essere, devi trovare. Piano piano vedrai che richiede un po' di tempo, ma si svilupperà, no? Fare un elenco anche accurato e non generico è molto importante. Quindi, non lo so, se la tua qualità è la generosità, potresti dire ogni volta che un amico ha un problema. Io sono in grado di aiutarlo, insomma, è molto importante, come dire, fare una sorta di meditazione, quindi di riflessione, di familiarizzazione con le nostre qualità positive e alimentarle. Alimentarle di che cosa? Dei nostri pensieri. Perché, come dicevo all'inizio, i pensieri non sono qualcosa che svanisce, sparisce nell'etere. I pensieri sono qualcosa che crea la nostra realtà, quindi diciamo meditare sulle nostre qualità positive è fondamentale. Anche magari, come dire, anche i punti deboli, però i punti deboli poi possono essere rafforzati. Quindi questo è molto importante perché avere i punti deboli significa accettare la realtà, ognuno di noi ha qualche punto debole, ma possiamo rafforzarlo, no? Normalmente magari ci sono persone che non hanno tanta pazienza, altre persone che non hanno tanto coraggio, altre persone che non hanno tanto orgoglio. Quindi questo possiamo sicuramente migliorarli una volta che abbiamo capito, che abbiamo compreso. E quindi questo è un punto fondamentale. E è molto importante anche ripetere dei mantra, perché i mantra nel buddismo, ad esempio, si utilizzano tantissimo i mantra. E cosa sono i mantra? Sono delle frasi che poi, va bene, hanno anche una valenza energetica, nel senso che molti mantra risalgono, diciamo, a 2500 anni fa, no? Quindi sono 2500 anni fa che vengono ripetuti, per cui acquisiscono potere proprio per quello, no? Per il principio dell'egregora, no? Quindi dei pensieri pensati intensamente, ripetuti intensamente da tante persone per tanti anni, acquisiscono, se vogliamo, una vita propria, no? Acquisiscono proprio un potere energetico. Quindi i mantra classici, insomma, hanno anche un potere. Però noi possiamo utilizzare dei mantra per ripetere dentro di noi delle frasi, delle parole, io ce la faccio alla faccia di tutti, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, eccetera, eccetera. Poi è anche importante valorizzare se stessi anche da un punto di vista fisico, ovviamente senza prendere, come dire, a modello i modelli che passa ad esempio la moda, no? Per dire, se io dovessi prendere come riferimento, che ne so, Brad Pitt, per dire, che c'ha i capelli lunghi e il coso, cioè, ma non dobbiamo paragonarci a nessuno, dobbiamo migliorare noi stessi, fare tutto quello che deve essere fatto per migliorare noi stessi, anche da un punto di vista fisico, ovviamente. Quindi ognuno di noi può fare un programma di allenamento sportivo, può, diciamo, seguire un'alimentazione sana, insomma, ci sono tantissime cose che si possono fare per migliorarci, perché il migliorare, senza confronto con nessuno, ovviamente, perché non è che dobbiamo confrontarci
con qualcuno se non con noi stessi. Ogni essere umano è unico e ripetibile, quindi il confronto deve farlo esattamente con se stesso, non con qualcun altro. E quindi il migliorare, o anche semplicemente il mantenersi, no? Perché il tempo passa per tutti e quindi il cercare di mantenersi fortifica comunque anche la percezione buona che abbiamo di noi stessi. Questo è un punto fondamentale, no? Anche avere disciplina, cioè autoregolamentarsi, perché è ovvio che se le persone sono prese dai propri, dalle proprie, come dire, non riescono ad autodisciplinarsi, beh, non è che vanno da nessuna parte. Se uno, che ne so, vuole prendere l'impegno con se stesso di intraprendere un programma di allenamento sportivo, che ne so, al mattino per dire, o pomeriggio o la sera o quando che è, deve ritagliarsi quell'ora, poi quell'ora lì che ci ha voglia o che non ci ha voglia dovrebbe andare a fare l'allenamento, perché è ovvio che qualunque cosa uno dice, vabbè, ma oggi non ci ho voglia, lo faccio domani, ma il procrastinare è proprio alimentare la disistima, no? Le persone che procrastinano. Ma oggi non c'ho voglia, sono un po' stanco, ma domani c'ho poi quella riunione in ufficio, ma dopodomani c'ho questo, ma poi fine settimana voglio rilassarmi. E allora, cioè, vuol dire che quindi quando, ecco, quando si prende un impegno con se stessi, perché nessuno poi ti verrà a dire è cosa buona e giusta mantenerlo, no? Perché altrimenti è meglio non prendersi l'impegno. Altrimenti, sì, ho fatto l'esempio dello sport, ma potrebbe essere dell'alimentazione, potrebbe essere, che ne so, se uno decide per dire di fare migliorare la sua cultura, per fare un esempio, no? Decide di, che ne so, intraprendere un cammino, di studi, di qualcosa, insomma, quando uno prende un impegno di miglioramento, deve rispettarlo, perché poi il vero problema è la perseveranza, solo chi persevera riesce a poi raggiungere gli obiettivi, ma questo è un po' in tutti gli ambiti della vita, no? Sono i piccoli passi che fanno qualcosa. C'è la differenza, no? Nel buddismo tibetano, ad esempio, si fa il confronto tra la formica e la pulce, perché la formica fa piccoli passi, ma li fa costantemente. Non so se guardate una formica, le formiche sono sempre in cammino, non si fermano mai. Non ho mai visto una formica ferma, a dire la verità. A pensarci bene, adesso che ci penso alle formiche, non ho mai visto formiche ferme. Adesso questa è una cosa interessante che mi viene in mente questa cosa qua. Le formiche io le ho sempre viste in movimento, non ho mai visto. Cioè, poi dicono, fanno questo esempio delle formiche, ma in realtà le formiche sono davvero sempre in movimento. Io non ho mai visto una formica ferma, o ferma lì a riposarsi. Beh, a settembre, ad esempio, mi iscrivo di nuovo a scuola, altra bella cosa, appunto, quindi poi bisogna prendere impegni. E comunque l'esempio che viene fatto è tra la formica e la pulce, no? Mentre la formica si muove di continuo, quindi fa piccoli passi, ma li fa di continuo, la pulce fa dei salti più lunghi della formica, ma poi sta parecchio tempo ferma, sta pulce. Per cui alla fine la pulce magari fa un salto lungo e poi passano ore, ore, ore e non fa più una mazza. Per cui la formica invece che cammina sempre, come dire, anche se cammina, se fa passi più piccoli, alla fine arriva, no? Quindi è importante la costanza nelle cose, negli impegni che si prendono in tutti gli ambiti della vita è fondamentale. Anche persone che magari hanno meno talento, però se si impegnano e fanno sempre piccoli passi, andando sempre nella direzione in cui vogliono andare, e se sanno affrontare anche situazioni magari che possono essere negative, alla fine arriveranno a destinazione. Quindi questo è molto importante. E ovviamente dobbiamo anche premiarci, no? Mettere un sistema di rinforzo positivo. Ogni cioè, non è che il mio obiettivo deve essere devo scalare l'Everest e fin tanto che non scalo l'Everest niente, non mi gratifico. No, l'Everest è un macro obiettivo, ma io posso definire anche dei micro obiettivi, no? Per cui inizierò a scalare una montagnetta e poi mi gratificherò, ma poi andrò sempre nella direzione, no?
La gratificazione cos'è? È concedersi ogni tanto, quando abbiamo raggiunto anche un sottobiettivo, che ne so, un apprezzamento, un autoapprezzamento. Non dobbiamo diventare tifosi di noi stessi, fondamentalmente, cioè fare il tifo per noi stessi, quindi concederci delle gratificazioni. Ovviamente essendo in interdipendenza con tutti, ma non essendo dipendenti da nessuno, perché questo è un punto fondamentale, no? Se noi siamo dipendenti, non riusciamo a fare niente. Un saluto a Chris, che è dipendente di qualcun altro, è fondamentale. È anche importante nelle relazioni con gli altri smettere, diciamo, di criticare gli altri o di, diciamo, cercare di. Noi non dobbiamo fare paragoni fondamentalmente con le altre persone perché questo porta invidia. L'invidia è un veleno mentale che spesso entra dentro di noi e ci distrugge, quindi l'invidia è un qualcosa che dobbiamo assolutamente evitare, no? Quindi il paragone va fatto con noi stessi, insomma, anche perché poi, ad esempio, oggi nel web c'è pieno di leoni da tastiera, no? Che nel web fanno tutto, poi è fondamentale. Quindi cambiare il proprio atteggiamento è un punto fondamentale, quindi, ripeto, concentrarsi sulle cose positive è fondamentale, interagire positivamente con gli altri è fondamentale, autogratificarci è fondamentale, la costanza, la coerenza e l'impegno è fondamentale, e anche essere realistici, no? Cioè, perché gli obiettivi devono anche essere realistici, non possiamo, come dire, darci obiettivi, che non siano realistici, perché vuol dire semplicemente, prescriverci il fallimento, fondamentalmente, no? Faccio un esempio: se io volessi alla mia età diventare campione mondiale della corsa sui 100 metri piani, beh, non è un obiettivo realistico. Posso correre finché voglio, cioè posso darmi l'obiettivo di migliorare le mie performance, no? Perché se inizio a correre adesso, non so i 100 metri in quanto li faccio, non ho mai corso, non è il mio sport, però diciamo. Vabbè, mettiamo pure anche nel sollevamento pesi, no? Posso darmi degli obiettivi per me stesso, ma non è che posso darmi l'obiettivo di diventare campione mondiale, no? Beh, questo non fosse altro per un fatto anagrafico, no? Cioè, nel senso che un conto è uno che ha 15 anni e dice voglio, che ne so, diventare campione di calcio, può farlo, no? Per dire, oppure allenarsi nell'atletica può raggiungere tutti gli obiettivi di questo mondo, ma quindi gli obiettivi devono essere comunque realistici, che non significa che uno non deve darsi obiettivi, ma devono essere obiettivi realistici, insomma, cioè nel senso focalizzati su quelli che sono le nostre cose. Anche nella seduzione, no? Devo darmi obiettivi realistici. Se io mi metto in testa di sedurre Kate Middleton, faccio sempre questo esempio, la moglie del principe ereditario del trono, principe Harry, no, principe, cioè no, Kate Middleton è la moglie non del principe Harry, è quello altro, come si chiama quello? William, principe William. Ecco, la moglie del principe William, credo che sarà molto difficile per prima cosa, anche perché, diciamo, e credo che sia anche difficile semplicemente entrare in contatto, no, con Kate Middleton, figuriamoci sedurla, per fare un esempio, no? È ovvio che anche questo obiettivo è irrealistico, no? Non avrebbe proprio niente, e quindi alla fine, se l'obiettivo è irrealistico, alimenta poi la disistima e fondamentalmente è tempo perso, insomma, per cui dobbiamo cercare di avere anche una visione corretta della realtà. Una visione corretta della realtà è fondamentale, quindi. Ma in ogni caso migliorare la fiducia in se stessi è comunque la base per sviluppare, diciamo, le cose migliori. È anche importante creare delle abitudini vincenti, no? Quindi le abitudini poi vanno cambiate, però, perché fin tanto che un'abitudine funziona, dobbiamo alimentarla. Quando non funziona più, dobbiamo cambiarla. Quindi è importante creare abitudini vincenti ed è importante cambiare le abitudini che non sono più vincenti, fondamentalmente. E poi credo che, come punto finale, per concludere, anche essere grati già di quello che abbiamo, perché, come dire, essere grati è un altro punto molto importante. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale.